Ciao a tutti, amanti dell'audio. Benvenuti sul canale Sanf Robi Hi-Fi. Prima di iniziare, voglio scusarmi con chi mi segue da tempo e preferirebbe la mia voce naturale. Ho scelto di usare una voce artificiale perché mi rende molto più semplice e veloce la creazione dei video. Spero che questo non influisca sulla qualità dei contenuti. Oggi, vi presento il Fossi Audio ZH3, un dispositivo compatto che promette di fare molto. È un DAC, un preamplificatore e un amplificatore per cuffie, tutto in uno. E ora, iniziamo con l'unboxing e scopriamo cosa c'è nella confezione. Molto bella la scatola, di colore bianco e con i disegni del Fossi Audio ZH3, e già da qui possiamo intuire il design compatto e l'estetica moderna che caratterizzano il prodotto. All'interno, troviamo il manuale di istruzioni. Purtroppo, nonostante sia disponibile in più lingue, l'italiano non è presente. Ma non è un problema grave, perché è un dispositivo molto facile da usare. Tolta la schiuma che protegge l'unità principale, ecco che ci si presentano tutti gli accessori, ben saldi al loro posto. Scopriamoli nel dettaglio. Curiosamente, troviamo anche un piccolo extra, una manopola di ricambio, di colore nero. La tiro fuori dalla sua bustina di plastica, così ve la faccio vedere meglio. Ha un logo arancione inciso sopra, che a prima vista sembra un numero 8 stilizzato. Questo, come molti di voi sapranno, si riferisce all'ottavo anniversario di Fossi Audio, in occasione del quale è stato lanciato lo ZH3. Un bel regalo e un piccolo tocco di personalizzazione per gli appassionati del marchio. Poi troviamo un semplice telecomando in plastica. Un accessorio che pur nella sua semplicità, si rivela molto comodo per regolare il volume o cambiare ingresso stando seduti. Poi troviamo anche il cavo USB. È un cavo molto pratico, perché da un lato ha la classica connessione USB-C, mentre sull'altro ha una USB standard, che però, si può staccare. Questo significa che all'occorrenza può diventare anche un cavo USB-C, a USB-C. Un'ottima soluzione che garantisce la massima compatibilità con la maggior parte dei computer e dispositivi in commercio. Un piccolo cavo trigger da 12 V. In pratica, questo cavo permette di accendere o spegnere altri dispositivi compatibili con lo ZH3. Un cavo di alimentazione Schuco, da collegare all'alimentatore e alla presa elettrica. Un adattatore jack cuffie da 6,35 mm, così potete usare senza problemi anche le cuffie con connettore da 3,5 mm. E per finire con gli accessori, ecco l'alimentatore. Questo alimentatore è da 12 V 2A. È importante sottolineare questo aspetto, perché una buona alimentazione è fondamentale per garantire che l'amplificatore funzioni al meglio e offra una qualità audio ottimale. Bene, ora è il momento di tirare fuori il vero protagonista. L'ho tenuto per ultimo apposta. Andiamo a liberare il Fossi Audio ZH3 dalla sua busta di plastica. Una volta tirato fuori, notiamo subito la somiglianza estetica con il Fossi Audio ZD3, un altro modello molto apprezzato del brand. Stesso case in alluminio compatto e minimale, stessa manopola arancione, infatti fa parte della famiglia Z, che ora vi mostro in questa foto. E quindi lo ZH3 si abbina perfettamente ai modelli come lo ZD3 e lo ZA3, permettendo di costruire un sistema Hi-Fi coordinato e compatto. E il retro si presenta così, con tutti i vari ingressi. Per ora non scendiamo nel dettaglio, perché le funzionalità, sia del retro che del frontale, ve le spiegherò con calma più avanti. Adesso, passiamo alle spiegazioni del frontale. Sul frontale troviamo,
sulla destra, la manopola del volume multifunzione, di colore arancione. Oltre a regolare il volume, questa manopola serve anche per accendere e spegnere il dispositivo, e per accedere al menu. È una manopola che gira a scatti, e può ruotare all'infinito. Al centro, invece, troviamo le due uscite cuffie. Un'uscita bilanciata da 4,4 mm, e un'uscita sbilanciata da 6,35 mm. Infine, sulla sinistra, c'è un piccolo display LCD, con tutti i controlli integrati, che ora vi andrò a spiegare nel dettaglio. Ora accendiamo lo ZH3 con una breve pressione sulla manopola del volume. Adesso userò il telecomando per accedere al menu, perché sinceramente, mi viene molto più comodo. Su Input, possiamo selezionare la sorgente di ingresso che vogliamo utilizzare. Le opzioni disponibili sono USB, ottico, coassiale ed RCA. Ok, adesso vediamo la voce Output. Qui ci sono tre modalità tra cui scegliere. La prima è la modalità PO, che è quella per le cuffie. Poi c'è la modalità AUX, che funziona come preamplificatore. Infine c'è la modalità LO, che è la modalità DAC pura. Sempre in modalità cuffie, cioè la modalità PO, puoi regolare i controlli di tono, bassi e alti, che partono da 0 dB di default e possono arrivare fino a 12 dB o scendere fino a meno 12 dB. Questi controlli ti permettono di modellare il suono come preferisci, e avere i controlli di tono direttamente in cuffia, per me, è davvero una cosa ottima. Il parametro gain può essere impostato su tre livelli, H, alto, L, basso, M, medio. Sull'opzione UAC, possiamo scegliere tra due modalità, 2.0 e 1.0. La modalità 1.0 serve per collegare console di gioco come PS5 e Switch, garantendo piena compatibilità. La modalità 2.0, invece, è pensata per PC, smartphone e altri dispositivi audio, offrendo una qualità superiore grazie al supporto di risoluzioni e frequenze di campionamento più elevate. Poi ci sono 6 filtri digitali integrati per ottimizzare lo stile del suono e le prestazioni dei dettagli. Ed infine, su Bypass, si possono bypassare i controlli di tono, ottenendo un suono più pulito e privo di rumore. Tornando al display, qui vengono mostrati la frequenza di campionamento, l'ingresso selezionato, la modalità attiva, il controllo dei toni, che varia a seconda della modalità scelta. Al centro, invece, viene mostrato il numero del volume, che va da 0 fino a un massimo di 99. Questo accade solo quando siamo in modalità cuffia o preamplificatore. In modalità DAC, invece, il volume resta fisso a 99. C'è anche il mute, come si può vedere da questa icona, che serve per disattivare il suono. Su LCD, è possibile impostare la luminosità del display. Con l'opzione 2 minuti, invece, il display si spegne automaticamente dopo 2 minuti. Inoltre, se lo ZH3 non riceve alcun segnale, si spegne automaticamente dopo 30 minuti. Adesso passiamo al pannello posteriore e diamo un'occhiata ai vari ingressi e uscite. Sulla sinistra del pannello, troviamo le uscite XLR bilanciate, contrassegnate come R, right, e L, left. Queste sono uscite di linea ad alta qualità, ideali per collegare monitor da studio attivi, o per gli appassionati, un amplificatore per cuffia esterno che supporta ingressi XLR bilanciati. Subito accanto, abbiamo le uscite RCA, sbilanciate. Anche queste sono uscite preamplificate, e il volume può essere regolato dalla manopola frontale dello ZH3. Ma per chi, come me, vuole usare lo ZH3 come un DAC puro, c'è una modalità apposita, come vi ho mostrato prima sul display. Basta selezionare l'opzione LO. In questo modo, il volume si blocca automaticamente a 99, bypassando il controllo interno. Potrete così affidare la gestione del volume al vostro amplificatore, ottenendo il segnale più pulito possibile. È importante sottolineare che le uscite XLR ed RCA funzionano contemporaneamente,
inviando il segnale audio in parallelo. Non c'è infatti un'opzione nel menu che permetta di disattivarle singolarmente. Ma questo non è affatto uno svantaggio, anzi, questa configurazione parallela ti offre la massima flessibilità per diverse configurazioni audio. Ad esempio, potresti usare le uscite XLR per collegare il tuo amplificatore per cuffie, e allo stesso tempo, usare le uscite RCA per inviare il segnale a un altro dispositivo, come un set di diffusori attivi. Il Fosi Audio ZH3 è un dispositivo estremamente versatile e le sue opzioni di ingresso lo dimostrano. Iniziamo dal digitale. Qui troviamo un ingresso USB-C, l'ideale per collegare il dispositivo al tuo computer, laptop o console di gioco. Supporta audio ad alta risoluzione, fino a 32 bit, 768 kHz in PCM, e DSD fino a 512. Per chi vuole integrare lo ZH3 con altri dispositivi digitali, come un televisore o un lettore CD, ci sono anche gli ingressi ottico e coassiale, che arrivano a 24 bit, 192 kHz solo in PCM. Infine, abbiamo l'ingresso RCA analogico, che ti permette di collegare sorgenti analogiche esterne. È importante ricordare che se vuoi collegare un giradischi, questo deve avere un prefono integrato o esterno. E qui arriva una differenza cruciale, che ho verificato e per cui ho chiesto spiegazioni a Fosi Audio. Sugli ingressi digitali, il volume massimo è 99, e hai tre opzioni di guadagno, L, M, H. Sull'ingresso analogico RCA, il volume massimo è solo 32, e le opzioni di guadagno sono solo 2, L, H. Fosi Audio mi ha confermato che questa differenza esiste perché il percorso del segnale analogico è mantenuto completamente in modalità analogica, senza passare per un chip di conversione digitale. Tutti gli altri ingressi invece gestiscono il volume digitalmente. Questo dettaglio tecnico è importante per chi cerca la massima purezza del segnale analogico, anche se comporta alcune limitazioni nella regolazione del volume e del guadagno. Poi troviamo l'ingresso DC, 12V, per collegare l'alimentatore in dotazione e fornire energia al dispositivo. E per finire, trigger in e trigger out, da 12V. Permettono di sincronizzare l'accensione e lo spegnimento dello ZH3 con altri componenti audio compatibili della serie Z di Fosi Audio. Bene, e con le spiegazioni del pannello posteriore abbiamo finito. Adesso passiamo alle caratteristiche tecniche. Il Fosi Audio ZH3 include un'interfaccia USB, XMOS, XU316, abbinata ad un chip DAC, AKM, AK4493SEQ, che gli consente di supportare un segnale fino a 32 bit 768 kHz in PCM e DSD 512. Il circuito di alimentazione è dotato di 11 regolatori LDO. Low dropout, per limitare le fluttuazioni e garantire un'alimentazione pulita per gli stadi audio. Per il suo stadio di amplificazione, lo ZH3 utilizza 4 amplificatori operazionali OPA 1612, per raggiungere una potenza di 2570 mW a 32 ohm per canale. Inoltre, quest'ultimo offre 3 livelli di guadagno, garantendo la compatibilità con cuffie che vanno da 16 ohm a 300 ohm. Lo ZH3 è un prodotto incredibile, con una distorsione ultra bassa e una potenza impressionante. Il suo design e le sue capacità sono molto attraenti. La qualità dell'ascolto è stata ottima, con la mia cuffia Denon AD7200 che ora vi mostro in questa foto. Queste sono le caratteristiche tecniche della cuffia Denon. Anche se le cuffie Denon non richiedono molta potenza, ho scoperto che l'abbinamento con lo ZH3 offre un'esperienza sonora davvero piacevole. Soprattutto, la funzione di regolazione dei toni, alti e bassi, è perfetta per adattare il suono esattamente ai miei gusti, una cosa che trovo molto utile quando uso le cuffie. Adesso arriviamo alle mie conclusioni su questo Fosi Audio ZH3, e cosa ne penso? Il suo suono mi è sembrato pulito, dettagliato e molto musicale, e la possibilità di regolare i toni mi ha convinto del tutto. Ma mi ha sorpreso anche come DAC puro, collegato al PC e gestito tramite FUBAR 2000, dove ha offerto una pulizia sonora eccezionale. Se cercate un DAC ampli versatile e ben suonante, con il Fosi Audio ZH3 andate sul sicuro. Se il Fosi Audio ZH3 vi ha convinto, potete trovarlo su Amazon al prezzo di €199,99, ma tenete presente che a volte il prezzo può variare.
Trovate il link nella descrizione qui sotto, dove a volte sono disponibili anche dei codici sconto. E se acquistate i prodotti dai miei link, mi aiutate a sostenere questo canale. Infine, vi ricordo di iscrivervi, e se il video vi è piaciuto, di mettere un pollice in su. Ciao e alla prossima!